Si chiama Iron Bike, bici estrema in montagna, al confine tra Francia e Italia. Per una settimana più di 100 spericolati giunti da tutta Europa sfidano l'impossibile. Sentiamo allora Gianfranco Bianco. Sul filo dell'impossibile, a picco sulle gorge di Claviero, appesi alla Tirolese, avanzando sul ponte tibetano a 90 metri sull'acqua, i forti dell'Iron Bike, il più duro ride di mountain bike al mondo, sulle Alpi tra Italia e Francia. Le gorge sono solo l'ultimo tranello dopo 700 chilometri, 7 tappe. Muy bien, para repetir. In 120, numero chiuso alla partenza, 89 all'arrivo, seminando per strada sfortunati o infortunati. La prima corsa è quella ad assicurarsi l'iscrizione, l'altra è quella che vedete, la lotta per la sopravvivenza, per rientrare nel tempo imposto alla fine della giornata, come nei rally ride da cui Cesare Giraudo, ideatore dell'Iron Bike, ha tratto l'idea. Superando i nevai, toccando le croci ai 3000 metri sulle cime, attraversando le miniere di talco abbandonate della Valle Germanasca, scendendo a capofitto dal forte di Fenestrelle o cercando di risalire faticosamente i trampolini di salto olimpico a Pragelato, approdando infine al forte dello Chaberton. Selezione durissima ha premiato uno spagnolo, Ismael Ventura, un informatico di 28 anni da Barcellona, e due ragazzi dalla Repubblica Ceca che hanno seguito il vincitore come segugi fino alla fine. Lui ha vinto per 1 minuto e 51 secondi dopo 700 chilometri.